maglia fa onorato di questa città. La gente balza che ria, mica l'università. Facciamo tanto casino, fanculo casino. Che non ci avrete mai come volete voi. Sciarpa al collo, battiamo le mani per i nostri eroi. Si chiama foggia ed è una malattia che non va più via, che non va più via, che non va più via. Sopra il beat con Vini G e Cili C, New Room Venue Cats, HTTCP. Dalla serie D alla serie C, con in testa un unico obiettivo, frate, la serie P, serie P. Allora, ciao a tutti, siamo qui a commentare questa nuova gara dalla Zaccheria, Foggia, Lupa Castelli Romani, che segue la settimana forse più difficile di tutta l'epoca De Zerbi a Foggia. Quindi abbiamo perso la settimana scorsa con Lecce e poi in settimana c'è stata una debacle clamorosa a Siena in Coppa Italia, e quindi siamo arrivati a questa partita con un po' di difficoltà soprattutto ambientali. E qui noi andiamo a commentare la partita appena finita. Abbiamo Eugenio, Giacomo, Vincenzo, Biagio e un'altra serie di amici che sentiremo per telefono o sempre qui tramite Skype. Allora, io inizierei con Eugenio, che è la persona più lontana. È stato molto critico Eugenio in settimana sui risultati. Allora volevo capire se questa vittoria di oggi può in qualche modo riscattare il cammino un po' incerto delle ultime settimane. A chi era la domanda? In cui tu... mi sbaglio a me? Sì, sì. E a me se mi sbaglio, hai detto a me Valentino. Allora dicevo che è una partita in cui il Foggia aveva tutto da perdere e nulla da guadagnare. Quindi pur perdendo era secondo me il baratro. Vincendo c'è da dubitare, nel senso in cui è tutto merito nostro o c'è gran parte di merito da parte degli avversari. Comunque il primo tempo fino al 30-35esimo giocato abbastanza bene, poi siamo riusciti a fare a portare un avversario davanti al portiere. La papera, la domenicale, l'abbiamo fatta pure per oggi. Secondo tempo sono entrati molto motivati, mi sono piaciuti, hanno giocato bene e hanno meritato il risultato. Comunque la Lupa Castelli merita, secondo me, veramente l'ultimo posto. In effetti è abbastanza scadente. Vincenzo, secondo te vincere in questo modo, in sostanza in rimonta, quindi con questo pareggio in inferiorità numerica, può essere stato meglio che magari aver vinto in goleada facile nel primo tempo? Assolutamente sì, assolutamente sì. Oggi abbiamo assistito a una prova di carattere del Foggia. Come dice la maglietta, nessuna resa. Andiamo avanti, perché ora il campionato, come dice De Zerbi, si fa duro, sono 11 finali da vincere. E abbiamo dimostrato, come diceva Giacomo Pino, Eugenio prima, di aver fatto un'ennesima, mi verrebbe a dire una figuraccia dietro. Gigliotti poteva tranquillamente buttare via quella palla, invece insomma cincischiato, è caduto, insomma abbiamo preso gol. E comunque insomma il Foggia mi è piaciuto oggi. Giacomo, eccolo. Si parlava tanto in settimana di arbitraggi favorevoli al Benevento, sfavorevoli al Foggia. Oggi subito sul rigore già c'è stata un po' di polemica anche per i due gol annullati qua il signor Al Capone di Palermo, e volevo capire, secondo te c'è un progetto o è solo frutto del caso quello che sta succedendo con le decisioni arbitrali? Il rigore dato ieri sera al Benevento mi è sembrato abbastanza eclatante, il fatto che non ci fosse, però credo sia abbastanza frutto del caso, devo dire la verità. Sono contento per la vittoria di oggi, che è stata un po' una boccata d'ossigeno, nonostante fosse contro gli ultimi della classe. Vabbè. Biagio, ci sei? Certo. Volevo dirti, allora, Nada canterebbe "Sembra un angelo caduto dal cielo". In realtà oggi proprio è stato eccezionale Angelo di Almeida. Oggi Angelo ha fatto veramente un qualcosa di bellissimo. Io vorrei sottolineare il fatto che oggi hanno giocato in maniera molto molto determinata rispetto al passato, hanno trovato di fronte una squadra, la penso in maniera un po' diversa rispetto
a quello che come l'ha visto Eugenio. Cioè, io dico che la Lupa Castelli non si è dimostrata una squadra da 8 punti, non era magari all'altezza di altre, però comunque la sua partita l'ha fatta, e hanno saputo interpretare bene e in maniera molto dinamica, io dopo vi farò vedere degli screenshot che ho preso, l'Angelo che tira da fuori in maniera ripetuta e becca anche la porta, e magari qualche cosa la potevano fare sempre quel fatto lì contro il ragazzino di 16 anni della Paganese, ma questi sono dettagli, ormai la cosa è andata. Però vuol dire che hanno cercato in tutti i modi di adattarsi a una partita non semplice non tanto per il dislivello tecnico fra le due squadre, perché quello è a favore nostro, quanto perché il carico emotivo era pari a quello di una finale di Champions, cioè veramente ci giocavamo. L'ultima spiaggia. Sì, questa era l'ultima spiaggia, per noi sì. Magari loro possono anche recuperarli, perché sai, in fondo alla classifica succede di tutto, è sempre successo di tutto, anche 8 punti puoi recuperare. Per noi questa era l'ultima spiaggia, perché non avremmo retto a una sconfitta, neanche ad un pareggio, non avremmo retto ad una partita vinta senza convincere da un punto di vista dell'impegno. Certo. L'impegno oggi c'è stato, i risultati sono arrivati, potevamo fare anche altri gol, vedrete dopo, vi farò vedere un po' di screenshot, e quindi vedrete che effettivamente, giusto per focalizzare l'attenzione, l'impegno ce l'hanno messo tutto. Posso fare un rapido giro, visto che abbiamo appena iniziato, o veniamo subito con lo spot? Come vogliamo fare? No, fai un altro giro veloce, vai tranquillo. No, io volevo riprendere questo discorso di Angelo, sempre con Eugenio, perché in pratica Angelo non era mai successo, almeno a memoria mia, che tutto lo stadio chiamasse un giocatore per fargli battere il rigore, perché voleva che segnasse sotto tripletta. Allora, Angelo è stato forse il simbolo dello spogliatoio pulito, diciamo, la persona su cui tutta la tifoseria ha sempre visto un esempio da seguire. Voglio chiederti, secondo te il pubblico sta cercando in questo momento di crisi alcuni punti di riferimento all'interno dei stessi calciatori, non so, Angelo, Agnelli? Come ti è sembrato il gruppo in questa partita? I giocatori si abbracciavano, insomma, si davano incoraggiamenti? Sì, Angelo ha dimostrato oggi di essere un trascinatore ed anche un motivatore. Ovviamente il pubblico è alla ricerca di motivatori e all'interno dello spogliatoio, considerate le situazioni che sono venute a creare le ultime settimane, da quello che ho sentito. Quindi tanto di cappello ad Angelo e soprattutto a parecchi dei nostri che devono prendere esempio da questo calciatore. Ha dimostrato non solo di essere un trascinatore, ma di essere veramente un calciatore di un'altra categoria. Quindi sono, per quanto riguarda Angelo, sono soddisfattissimo. Poi per quanto riguarda i tiri da fuori, mi sa che è stata la prima volta quest'anno che facciamo i tiri da fuori in questa maniera e segniamo. Quindi che sia magari di buon auspicio per le prossime gare. Quindi abbiamo un'altra possibilità, non soltanto arrivare col pallone in porta e mangiarci i gol, possiamo anche provare anche da fuori area, magari a tentare, magari riusciamo. Quindi ritornando alla tua domanda, quindi tanto di cappello ad Angelo. Benissimo. Vincenzo, invece gli altri giocatori un po' imputati in questi giorni, non so, Iemmello, Sarno, sono stati molto criticati. Secondo me hanno risposto bene, io credo che Iemmello abbia fatto un'ottima gara oggi, anche dal punto di vista dell'impegno. Come hai visto, questi giocatori magari avevano anche questo carico maggiore di una sorta di contestazione? Di assolutamente, assolutamente sì. Iemmello ha fatto una grande partita, partiva sempre sulla linea del fuorigioco, ha fatto anche due gol annullati, non si capisce bene se almeno il secondo era fuori gioco o meno, ma comunque l'impegno c'è stato, rincorreva i palloni, insomma, diciamo che va bene così. Tutta la parte anteriore del Foggia, quindi la parte avanzata, ha giocato bene. Una menzione speciale a Chiricò, che insomma è entrato e ha salvato la partita, insomma, col suo palleggio è riuscito, insomma, a incunearsi nella difesa avversaria e a servire, insomma, altri gol per il Foggia.
Benissimo. Giacomo, te come hai visto la gestione sia della formazione titolare che dei cambi? Perché Cerci Diacono è stato di nuovo proposto come titolare, Floriano in panchina. Floriano forse è una piccola, non so, bocciatura forse, pure perché un po' di partite che sono parte più titolare, e invece Chirico si è dimostrato uno che quando entra spacca le partite, perché poi ha avuto un dinamismo che in sostanza ci ha permesso poi di riportarci in vantaggio. Sì, sì, sono d'accordo, nel senso che secondo me Arcidiacono ha fatto una buona partita finché ha giocato, e secondo me Chirico è il tipico calciatore che fa la differenza soprattutto a partita in corso, piuttosto che quando gioca titolare. Quindi secondo me De Zerbi ha gestito bene. Devo dire che molte voci sulla rottura del gruppo sembravano, almeno nella partita di oggi, lontane, perché era una squadra appunto che si abbracciava, una squadra che si cercava, una squadra che non era polemica con il pubblico. Mi è sembrato un bel ambiente, tra virgolette, a differenza delle voci che circolavano nei giorni scorsi, ma magari saranno vere. Ma allora, Biagio, volevo concludere con te questa prima parte. Sì. E partivo da una considerazione. Allora, una decina di giorni fa è venuto a mancare un grande personaggio italiano, Umberto Eco. Allora, io ero un appassionato dei suoi libri e avevo una citazione da un libro di Umberto Eco che portavo sempre con me, e recita così, tratta da Baudolino, diceva: anche la fretta richiede del tempo. Allora, secondo te questo si può applicare al momento del Foggia? Cioè, bisogna saper gestire questa fretta che abbiamo di andare in Serie B, perché comunque ci sono 10 partite, ancora ce la possiamo fare, piuttosto che essere disfattisti e pensare che tutto ormai sia andato, perché domenica scorsa avevamo 4 punti di ritardo, oggi ce ne abbiamo 2, ma ci sono 5 squadre in 3 punti. Quindi secondo te è giusto dare tempo anche alla fretta che abbiamo di andare in Serie B? Guarda, io sono sicuro che anche Umberto Eco sarebbe stato d'accordo sul fatto che 18 anni sono un tempo ampiamente sufficiente ad assorbire tutta la fretta del mondo. Quindi sono convinto che ci siamo presi tanto tempo, dal gol di Rivaldo in poi è passato anche lì del tempo, quindi il nostro tempo a disposizione è scaduto da 4-5 anni. Stiamo continuando a giocare questo recupero in apnea, ci siamo fatti tutte le serie inferiori, onestamente no, non abbiamo tempo. Cioè, noi anche se dovessimo riuscire a vincere tutte le prossime partite e andare in B di volta, comunque ci saremmo arrivati tardi. Quindi bisogna comprendere che lo stato d'animo di questa città, di questi tifosi, di questa squadra, ma anche di questa società che è appena arrivato, è che nel momento stesso in cui sono arrivati era già tardi. Cioè, noi abbiamo effettivamente una voglia dannata di lasciare questi campi, queste direzioni arbitrali, che non sono in malafede, lo sottoscrivo, non sono in malafede, sono semplicemente modesti, come è modesto il livello medio, cioè commettono errori come purtroppo commettono anche molti calciatori, vorrei vederne di meno di errori anche da parte dei nostri. E quindi secondo me la pressione c'è, perché effettivamente su questa piazza il tempo è ampiamente scaduto. Non abbiamo la possibilità di chiedere l'interpretazione autentica a Umberto Eco, purtroppo, però sono convinto che sarebbe stato d'accordo con me. Allora io manderei, se siete d'accordo, la pubblicità, perché esatto, poi dopo aggiungiamo qualche altro amico e vediamo di contattare qualcuno allo stadio, ok? Andiamo. Signore e signori, pubblicità. Buonasera a tutti, amici della Piara.
Eccoci rientrati dopo la pubblicità, diamo il benvenuto ai nuovi amici che si stanno collegando con Mitico Channel. A proposito di quello che si diceva prima, piace anche a me sorprendervi con una citazione un attimino più, come direbbe qualcuno, terra terra. E a proposito appunto del tempo scaduto che non abbiamo più, e quindi direi la citazione che a dalla dal se chiede pure un metal, e dicendo questo appunto il fatto di aver perso tutti questi anni e con la tenacia e con la perseveranza speriamo di andare in un'altra serie, e mi fermo qui. A questo punto direi di passare subito a commentare la partita ai miei amici che si sono collegati. Allora, anche voi avete visto la partita, cosa vi è sembrata? Ciao, sì, anche noi abbiamo visto la partita da qui da Roma. E niente, io ci devo... Diamo i nomi, Michele e Armando, giusto? Sì, Armando, lui e Michele. Perfetto. Niente, ci tenevo soprattutto a, diciamo, dire una cosa particolare, che non si faccia l'errore di sottovalutare la Luba Castelli Romani e dire che e far pesare il fatto che si sia trattato dell'ultima squadra in graduatoria. Perché? Perché in 11 contro 11 il Benevento ha vinto solo all'84esimo con la Luba Castelli Romani, in 11 contro 11 il Lecce e ha raccolto solo un punto dallo stadio di Rieti. E diamo valore a questa vittoria perché è importante, ce n'era bisogno, è venuta dopo un periodo pesante, spero che sia passato, spero che sia concluso questo periodo, e quindi niente, quindi non facciamo l'errore di giudicare questa vittoria come se fosse una vittoria scontata. Questo. Io invece ho visto la partita anche io e sono contento di questa vittoria, prima di tutto per i tre punti perché erano fondamentali, accorciare sul Benevento, e secondo motivo per cui una vittoria dà sempre morale. Concentriamoci sulla partita di Andria perché nessuno ci regalerà niente visto che è un derby, e per come abbiamo vinto l'andata al 94esimo avranno il dente avvelenato anche loro. E quindi ci vuole equilibrio nel giudicare il cammino del Foggia da settembre fino alla fine del campionato. In questa settimana ho visto anche dichiarazioni piuttosto pesanti su vari social attaccando De Zerbi, giocatori eccetera, però bisogna sempre mantenere l'equilibrio e giudicare il cammino del Foggia alla fine del campionato e non ora, visto che sicuramente si giocherà questo campionato fino all'ultima partita. Okay, perfetto. Posso dire solo una cosa, che rispetto all'ultima partita, mi riferisco alla partita di Siena, io a Siena c'ero, e vi posso dire che la situazione, almeno visivamente, era preoccupante, ancorché giocavano 11 giocatori diversi in campo. Comunque oggi si è visto giustamente un'evoluzione del gioco e della prestazione. Pronto? E di sapere cosa fare. Alessandro? Vincenzo, abbiamo Alessandro in linea. Ah, perfetto, allora sentiamo l'amico. Alessandro, ci sei? Sì. Benissimo. Ciao Biagio. Ciao a te, ciao a tutti. A Alessandro, tutti. Hai visto la partita tu? Sì. Benissimo. Ho visto la partita e ho sofferto, nonostante fosse l'ultima in classifica, e nonostante, voglio dire, il risultato finale dica tutt'altro, si è sofferto anche oggi. Ma d'altronde, Biagio, noi siamo tifosi del Foggia, non siamo tifosi della Juve, del Barcellona, noi tifiamo Foggia, e quindi siamo nati per soffrire, e soffriremo fino alla fine, ed è soffrendo così che magari qualche soddisfazione riusciremo anche a toglierci. Cioè, la partita tosta nel primo tempo, era un po' contratti, il gioco era molto spezzettato per via di molto tempo perso a terra per dare modo, insomma, di
di intervenire sui giocatori che avevano subito fallo. E poi l'arbitro, insomma, chiaramente ci ha messo del suo, come sempre succede da un po' di tempo a questa parte, si è inventato questo rigore, o meglio, credo che ci sia stato, voi sicuramente forse l'avete visto anche meglio perché avete avuto modo di vedere il replay, quindi penso che ci sia stato un fallo netto sullo Iacono, per cui quindi insomma gol da invalidare, quindi la partita cambia e tutti quanti insomma lì allo Zaccheria avevamo paura che il secondo tempo diventasse un po' quello, quei secondi tempi, quelle cose già viste negli ultimi tempi, insomma quei secondi tempi però da cancellare che abbiamo visto ultimamente. E invece no, secondo tempo di cuore, di carattere, la squadra esce in campo nettamente diversa, e nonostante insomma l'inferiorità numerica siamo riusciti a portare a casa questi tre punti importantissimi. Oggi non era importante solo vincere, era importante vincere e convincere, perché se avessimo preso i tre punti con una partita tipo quella con il Melfi, probabilmente si sarebbero usciti comunque dallo Zaccheria con i fischi. Così non è stato, un grande Angelo, grande Re Monumentale, grande Chiricò, che comunque ha dato la svolta completamente alla partita nel secondo tempo. E dai, prendiamo questi tre punti e si inizia a pensare subito alla Fidel Alessandria, che in questo momento sta vincendo a Messina. Senti, si è sofferto tanto, penso, sugli spalti, perché non è stata facilissima, no? No, non è stata facilissima, anzi, tutt'altro. Anche se, insomma, la Lupo Castelli Romani non è che, chissà, il nostro avversario più grande, probabilmente eravamo noi stessi, la nostra mente, questo blocco, sai, venivamo da questa settimana particolare, questa settimana di problemi, questa sconfitta piena pesante, quindi si respira quest'area pesante, ma si è visto anche dagli spalti. Gli spalti erano sensibilmente più vuoti rispetto alle ultime partite, cioè sembrava proprio quasi che fosse calato il sipario su questo campionato, dire beh è finito, ok, a posto, non c'è più entusiasmo, non c'è più niente. E invece no, è da qui che bisogna ripartire. Sono convinto insomma che il derby riuscirà a sistemare un po' tutto. Importante la partita con questo derby ad Andria adesso, però secondo me ci voleva questa partita con l'Alba Castelli Romagna, è arrivata proprio nel momento migliore. È bene anche che sia andata così, insomma, che si è giocato il secondo tempo in inferiorità numerica, insomma, sicuramente ha dato un bello scossone all'ambiente. Insomma, alla fine è stato apprezzato da tutti il modo in cui hanno affrontato la partita, le difficoltà che sono venute fuori, cioè questo mi sembra evidente, no? Almeno sì, qui sì, sembrava così da quello che vedevamo noi, tu però che eri lì, la gente la sentivi, cioè chi era vicino a te, in qualche modo come hanno vissuto la parte finale i tifosi, cioè quando alla fine siamo riusciti a vincere, a convincere, a mostrare fino all'ultimo secondo che ci tengono a fare il risultato. Beh, insomma, chi era presente allo Zaccheria, quindi chi non si è fatto condizionare dalle vicende degli ultimi due mesi, insomma, ha apprezzato, immagino, il modo di fare della squadra. Ma sicuramente, guarda, ti dico, dietro di me c'erano due persone che sul gol segnato dalla Lupa Castelli ha preso e andata via borbottando, urlando, dicendo di tutto, cioè sono di proprio via dallo stadio. E non puoi fare così, cioè non esiste per me la partita va combattuta, va vissuta fino all'ultimo, sei sempre in tempo insomma per recuperare, per fare, non puoi mettere in discussione cose del genere. Alla fine applausi, standing ovation sicuramente per Angelo, che tutti quanti volevano che fosse lui a battere il
il calcio di rigore, tutti quanti a gran voce Angelo, 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 e invece poi alla fine no, ha tirato sano, nonostante la standing ovation, e tutti quanti volessero il contrario, vabbè, va bene così. Alla fine corri sotto le curve, ma corri diversi rispetto al solito, non i soliti corri scanzonati, sai, che siamo abituati a vedere con balletti e schiaffi in testa fra di loro i calciatori, no, questa volta corri più seriosi, noi onoriamo questa maglia, insomma, queste cose qui più seriose che divertenti, però ripeto, l'importante in questo momento era vincere e convincere, e questo l'hanno fatto anche abbastanza bene. Va bene, senti, noi ti ringraziamo per l'intervento, io volevo solo rendere noto una chicca che ti riguarda, ma che riguarda tanti tifosi del Foggia. Ieri in piadineria, quando sono passato da te, ho notato una lavagnetta dove c'era scritto, lo leggo perché non sono riuscito a caricarla: noi, malgrado tutto, ancora Foggia. Cioè il fatto sì, che prima della partita, perché adesso ne usciranno altri, comunque c'è chi dice io non mi stacco da questa maglia, vado allo stadio, comunque sono qua a soffrire per questa squadra, penso che sia un qualcosa che caratterizza molto il tifoso del Foggia in questi momenti. È così? Cioè, sicuramente. No, mi ricollego poi a quello che ho detto all'inizio, cioè nel senso che si soffre, ma le gioie poi che ci sono state, che sicuramente verranno qui alla fine, riescono a ripagare questa sofferenza che, nonostante tutto, è bello soffrire per il Foggia. Benissimo. Grazie Alessandro, grazie dell'intervento, grazie. Ciao a tutti. Ciao. Bene. Grazie Alessandro per il tuo intervento a caldo del post partita allo stadio. Vado da Eugenio, ti chiedo Eugenio, ma noi ci siamo sempre lamentati, specie nel secondo tempo, del calo fisico del Foggia, che però oggi non ci dimentichiamo che eravamo in 10 a giocare, oggi non si è visto, ma allora che cos'era? Un discorso mentale? Ovviamente sarà stato sicuramente un discorso mentale, comunque è una partita, cioè secondo tempo sono entrati in campo con tanto di quella foga che se non vincevano era finita, almeno a mio modesto parere, quindi in quei momenti là, insomma, anche magari la stanchezza fisica, cioè poi hanno giocato con i nervi e quindi magari carenze a livello atletico non si sono viste. Però considerando le ultime partite, che nei secondi tempi in cui siamo calati in maniera così vistosa, quindi penso che oggi sia stato proprio a livello mentale che ci ha aiutato a riuscire a vincere nei confronti dal punto di vista atletico, quindi penso sia stato quello. Ma che il Foggia sia a livello atletico nell'ultimo periodo non sia alla grande, questa si vede oggi siamo stati fortunati con riuscendo a vincere anche dal punto di vista mentale. Perfetto. Giacomo, l'entrata di Chirico al posto di Vacca ha dato quel quid in più al Foggia di spinta per raggiungere il risultato? Beh, sicuramente un attaccante, ripeto, un centrocampista, dà un tocco in più di offensività. Era chiaro che volessimo vincere la partita e condivido la scelta di De Zerbi di mettere Chirico, che comunque dà sempre dinamicità all'azione. Ma, Valentino, ma come mai questo Chirico non parte quasi mai dal primo tempo? Non vedresti a posto della città di un Chirico appunto dall'inizio della partita? Io onestamente, diciamo, non sono un grande giocatore del Ciriacono, già dalla sua storia passata, anche prima che arrivasse a Foggia, quindi io
Sono d'accordo con De Zerbi perché Chirico è uno di quei giocatori che fanno la differenza, cioè col dinamismo che ha, magari in una situazione di partita bloccata, entrando l'ultima mezz'ora, l'ultimo secondo tempo, magari può fare la differenza come oggi ha fatto. Forse sulla fase di impostazione di gioco è meno funzionale, ecco, quello che chiede De Zerbi. Io in ogni caso spero di poter rivedere Floriano. Ah, in buona condizione al posto di Arcidiacono, che credo che sia una seconda scelta, ecco. Ragazzi, proviamo a chiamare un nostro amico che normalmente ci chiama, ci contatta da più lontano. Proviamo a sentire Pino. Proviamo a sentire Pino, vediamo se c'è. Vediamo se è lui, perché si deve essere fatto prestare un telefono italiano, quindi vediamo se il nostro inviato c'è. Pronto? Pino! Sì, pronto. Pino, senti, ma tu non sei a Los Angeles come al solito? No, mi dispiace, ma oggi sono stato molto più vicino. Io sono il più lontano a Foggia tutte le domeniche. Oggi sono stato il più vicino al Foggia. Ero Zaccheria E abbiamo e vinto mio 4-1. zio alla grande, anche se meritavamo forse un arbitraggio un po' più, diciamo, serio, comunque va bene. La scorpacciata di gol c'è stata e, diciamo, i gol che non so se ci fosse fuori gioco, al primo forse sì, al secondo non so. Comunque lo useremo nelle partite che ne abbiamo bisogno di gol. Sì, dai, insomma, è stato un bel venire, ti sei fatto un po' di chilometri per arrivare fin qui. Però perlomeno hai visto una vittoria, insomma. Alla grande, anche se diciamo è una partita abbastanza facile con una squadra che si sa, l'ultima in classifica, non molto motivata. Comunque, alla fine del primo tempo abbiamo avuto paura tutti. Alla fine del primo tempo, in 10, 1-1, abbiamo avuto tutti paura. E poi con l'innesto del secondo tempo di Chiricò abbiamo un po' movimentato le acque, è andata come doveva andare. Un grande angelo. Ma tu hai avvisato che dovranno continuare così anche ora che torni a Los Angeles? Sì, certamente. Va bene, d'accordo. Senti, ci fa sempre piacere parlare con te e vedere te. Ci ha fatto piacere che oggi hai portato veramente bene allo Zaccheria, al Foggia. Valuta se dovesse essere necessario l'ipotesi di trasferirti qui fino a maggio, perché poi dopo puoi tornare da quelle parti. A questo punto partirebbe una petizione per Pino a Foggia fino a maggio, per forza. Sì, infatti tu non lo puoi sentire, ma Vincenzo vuole sottoscrivere, vuole lanciare una petizione per farti rimanere fino a maggio. Come possiamo fare? Facciamo ritirare il passaporto, non lo so. Vedremo di muovere un pochettino le nostre pedine, vediamo. Va bene, grazie Pino per l'intervento, grazie veramente. Ma di niente, io ho un'amica che vuole fare una dedica al nostro Foggia, adesso che c'è stata la vittoria, una mia amica Sì. di lì su, della Califoggia. Della Califoggia, va bene, sentiamola. Sì, e sentiamola. Aspetta, Pino. Pino, Sì. ma volevi far partire quel. Sì, Sì, va bene, allora esatto. lo prepariamo e lo facciamo partire. Pino ha un'amica carissima che ha intervistato personalmente e lo faremo partire, certamente. D'accordo, le ho dato indicazioni per dire la magica parola Vabbè, frate. sappiamo che cosa hai fatto per far vincere il Foggia, adesso fra un po' lo sapranno anche gli altri. Va Va bene, bene, va bene. ciao, buon rientro. D'accordo, Ciao. ciao a tutti e Forza Foggia. Ciao. Benissimo, allora vediamo di recuperare un pochettino la trasmissione, poi ripassiamo, torniamo un po' a Valentino.
Sì. Benissimo, sono sì, da Vincenzo. Da Vincenzo. Una domanda per Michele e Armando. Anche voi vi chiedevo come si spiega questo secondo tempo del Foggia oggi che andava a 1000 nonostante fossero in 10? Abbiamo visto le precedenti partite contro il Lecce e contro il Matera che siamo calati fisicamente alla grande. Ma allora, come diceva giustamente anche Eugenio, è proprio una questione solamente di testa? Secondo me sì, io sono d'accordo con Eugenio. È stata più una questione di testa mentale. È ovvio che quando la testa sta bene, anche il fisico risponde. Diciamo che i problemi fisici sono abbastanza relativi. Diciamo, durante la partita a Lecce poteva esserci il fattore fisico fino a un certo punto, era più che altro una questione mentale di cattiveria che ci dovevamo mettere. E quindi sono d'accordo con Eugenio e d'accordo con Vincenzo per il punto di Arcidiacono Floriano. Io spero di vederlo anch'io presto, presto Floriano al posto di Arcidiacono, perché nelle idee di De Zerbi in origine era lui l'esterno titolare, e penso che tecnicamente e tatticamente sia quello migliore in questo momento per il Foggia. Bene, vogliamo Vincenzo, vogliamo scoprire finalmente le carte, cioè che cosa ha dovuto fare Pino, no? C'è qualcosa che ha dovuto fare Pino per portarci... Assolutamente, proviamo a vedere Pino cosa ci ha combinato dalla Califoggia. Va bene, vediamo un po', vediamo un po'. Ciao. Can you say Forza Foggia, please? It means go Foggia. Foggia is in Puglia. It's a team in Puglia. My hometown team, soccer, please. Brava. Grazie. You can also write it down. You know F-O-R-Z-A? R-Z-A. F-O, another word, F-O-G-G-I-A. Brava. Beautiful. Pino. Tu, Pino. Bru. Grazie. Eccola qui. Insomma, adesso avete capito, cioè siamo arrivati proprio alle armi proprio estreme, siamo andati a prendere anche Beautiful. Infatti oggi sarebbe proprio la giornata giusta con la partita che abbiamo vinto, Beautiful, e quindi Brooke e soprattutto Pino che ci ha fatto questo regalo dalla California. Ora non lo so, abbiamo altri amici che possiamo contattare da Foggia? Sì, dovremmo avere ancora qualche altro collegamento, ci proviamo adesso, vediamo Michele che era già intervenuto da Lecce e proviamo a vedere se lui ha visto, credo, ora vediamo da dove l'ha visto. Pronto? Michele? In diretta su Mitico Channel. Ciao Michele, ciao. Allora l'hai vista la partita ovviamente? Sì, l'ho vista la partita. L'hai vista allo stadio o come? No, l'ho vista da casa perché sono stato impedito da motivi familiari a recarmi allo stadio. Senti, allora, tu che eri a Lecce, sì, cos'è cambiato fra le due partite? A parte il risultato, cosa è cambiato? Oggi doveva necessariamente cambiare qualcosa. Non potevamo vedere lo stesso gioco, la stessa partita di Lecce. Doveva necessariamente cambiare qualcosa. È cambiato qualcosa, innanzitutto è cambiato il risultato. È cambiato il risultato perché dopo tante domeniche senza vittorie, finalmente il Foggia è riuscito a conquistare gli agognatissimi 3 punti che ci consentono di rimanere lì, perché poi ho visto anche gli altri risultati e siamo tutti raggruppati in un pugno, diciamo. Per cui, dicevo, il risultato è stato l'elemento, diciamo, più bello. E poi, che voglio dire, il risultato che è servito a tenere il morale, come dire, alto, perché il morale negli ultimi tempi mi sembra che sia sceso sotto i tacchi e a noi tifosi e soprattutto ai primi attori che sono i calciatori stessi. Per cui la cosa importante oggi è questa. Sicuramente il risultato alla fine del primo tempo era una situazione a dir poco raccapricciante. Io
ho preso nota, diciamo, di quello che è successo dopo essere andati in vantaggio. Stava succedendo quello che era successo nelle precedenti partite, quando non si riesce più a imporre il ritmo voluto, quando non si copre abbastanza al centrocampo. Io mi permetto di dire, ho notato che Gerbo, che è un centrocampista, nel primo tempo veniva utilizzato dietro Di Chiara a sinistra, se non addirittura dietro lo stesso Anzo, lo stesso Sarno a destra, ma pochissime, se non rarissime volte a centrocampo. E il centrocampista, per quello che io so di calcio, un centrocampista deve giocare a centrocampo. E se si va a vedere il gol del pareggio, adesso lasciamo stare il fatto se c'era o meno il fallo su Loiaco, il rigore c'era senza alcun dubbio. Qualcuno notava, qualcuno sentiva che c'era forse qualche fallo commesso prima sullo Iacolo, ma lasciamo stare questo. Però se andiamo a vedere la ripartenza della Lupa Castelli dopo poco prima del pareggio, quella fa pensare, ti fa raccapricciare i capelli. Per cui poi per fortuna al secondo tempo le cose sono cambiate, perché è venuta fuori la volontà dei giocatori, questa volontà di vincere. Ovviamente la Lupa Castelli è poca cosa, come dire, adesso ci attendono due trasferte un pochino più impegnative, e qui si vedrà veramente il vero Foggia. Dopo queste due trasferte potremo veramente dire se il Foggia può ambire alla promozione, se non almeno ai playoff. Va bene, Michele. Fa bene il risultato. Ma oltre al risultato, un approccio diverso oggi si è visto in termini di carattere, anche di reagire alle avversità. È la prima partita in cui noi becchiamo un gol e poi riusciamo a recuperare. Però ripeto, io non perché, come dire, è troppo facile esultare. Non voglio fare l'uccello del malaugurio, per l'amor del cielo, però dico, oggi con la Lupa Castelli non poteva assolutamente andare in maniera diversa. Per cui c'era un po' di paura, dico, oddio, voglio vedere che adesso anche con la Lupa Castelli riusciamo a non giocare, perché i secondi tempi delle partite precedenti erano stati a dir poco raccapriccianti. E allora c'era questo timore, e c'è stata la reazione, i ragazzi hanno saputo reagire, è stato validissimo l'inserimento di Chiricò. Abbiamo ottenuto il massimo. Però dico, rimaniamo con i piedi per terra, non vorrei che adesso questa vittoria portasse i calciatori e chi sta vicino ai calciatori a risultare più di tanto. Esultiamo perché la vittoria ci voleva, esultiamo perché il morale, come dire, è ritornato alto, però facciamo attenzione, devono andare a rivedersi il primo tempo, perché questo non succeda più, se noi non dobbiamo assolutamente consentire alla squadra avversaria di riprenderci. Non dobbiamo assolutamente consentire alla squadra avversaria di riprendersi, se non addirittura superarci. Questo non deve succedere assolutamente. Esultiamo per la vittoria, esultiamo perché il morale è ancora alto. Va bene, grazie Michele. Le mie considerazioni. Grazie Michele, grazie davvero, e ci risentiamo nella prossima partita sperando di commentare anche lì una vittoria. Grazie, okay. Buonasera. Ciao, ciao, grazie ciao, a te, Diaco. Ciao. Allora, ritorniamo Vincenzo. Eccomi qua, ringraziamo Michele per il suo contributo e credo che ci sia la possibilità di rivedere qualche azione, o meglio uno screenshot delle azioni
della partita, e vediamo se riusciamo a commentarli, un commento veloce, anche perché siamo già un tempo abbastanza lungo di trasmissione. Sì, Biagio, vediamo, facciamo, proviamo, sì, proviamo a vederli. Allora, guardate, ve le diciamo, le ho messe nell'ordine in cui sono arrivate, non sono solamente le azioni. Questa è la distanza da cui ha tirato Angelo il primo gol. Insomma, vuol tentare da vi rendete conto a che punto era e da dove ha tirato, insomma. È sintomatico, penso, no? Ma Giacomo, intanto ci ha creduto. Questo è il gol, questo è come finire. Che distanza era quella sui 30 metri, 35? Io? Sì, cioè, notevole, una distanza notevole, ma Angelo ce l'ha il tiro da fuori, diciamo. Quindi bene. Ci stava, insomma. E questo è appunto l'1-0, si vede il minuto, sesto minuto. Ma io voglio far notare l'intelligenza di Angelo, perché oggi sembrava ci fosse l'uragano a Foggia, si sentiva dal microfono di Donna. C'era l'uragano. Come ha capito che poteva essere sfruttato questo fatto del vento? Sì, c'era l'uragano, ma il tiro era molto preciso. Era contro il vento. Vabbè, però preciso. Comunque tiro era sempre meglio quando c'è vento, indipendentemente da favore o contro. Vabbè, quest'altro. Guardate questo. Questo è il primo dei due fuorigioco fischiati a Iemmello. Chiaro che non è nel momento in cui è partito il tiro, ma ve lo do per cronaca. Iemmello che si è mosso tanto, qui potete vedere l'altro, nella parte altra c'è Iemmello, anche lì è stato fischiato il fuorigioco a lui. Al di là del fatto che c'era o non c'era il fuorigioco, tenete presente che si è mosso parecchio, lo dimostrano queste da altre infatti, sì. Questo è il rigore netto, sì. Poi chiaramente sì. A terra c'era lo Iacono, poi si può ragionare. Più che altro, secondo me, questa è la fesseria di lo Iacono, era in anticipo, poteva tranquillamente appoggiarla in calcio d'angolo o tirarla in tribuna, certo. Cioè, ha voluto proteggere il pallone per poi insomma prendere questo rigore. Qui abbiamo il rigore, peraltro intuito, ma quando i rigori si battono bene, e questo è stato battuto bene, puoi intuire quello che vuoi, ma il rigore non si riesce a parare. E questo è invece è un'azione subito dopo, in cui Iemmello si è trovato veramente a due passi, però ecco, in questo caso non me la sento di dire che abbia commesso lo stop qua. Sì, probabilmente lo so, però era complicato il vento, sì, c'era, sì. Il vento c'era anche in quel momento, sì. Quindi si rischiava parecchio. Qui siamo sull'1-1, quindi questo è praticamente, penso che è l'azione che ha, forse si vede meglio da qui il tiro. Sì, Chiricò, l'arbitro non vede il fuorigioco di Sarno, voglio fare incavolare qualcuno. Sarno, ma non l'ha toccata però Sarno? Non l'ha toccata, io non lo so, qui si vede che Sarno ha cercato di toccarla. Sì. Per fortuna non c'è riuscito. Però non c'è riuscito, mettiamola così, e comunque se anche l'avesse fatto, non lo so. Però insomma, ecco, questo è il gol, il 2-1 di Chiricò. Questo è invece, guardate anche qui da che distanza siderale tira. Questo è stato ancora più bello del primo. Questo è stato incredibile, veramente. Anche il portiere che stava già là, guarda, il portiere era là, però guardate bene, guardate che vola anche bene, sì. Ma guardate dove si va a piazzare. Non so se si riesce a vedere, ma si va a piazzare proprio nel 7, una cosa difficilissima. Vediamo una cosa bella che sui campi non si vede facilmente. Angelo che viene abbracciato, allora la scena non so se l'avete notata, se l'avete seguita, sì. La palla va fuori, l'allenatore della Lupa prende la palla, non la dà ad Angelo, gliela porge proprio personalmente, in maniera da potersi complimentare per quei due gol veramente fantastici che sono stati fatti. È stato molto bello, sì. Questo è il mancato gol della Lupa, in realtà va a finire sull'esterno della rete, non un'azione, purtroppo arrivano troppo facilmente, continuano ad arrivare facilmente alle nostre parti. Però ci posso dire, questa anche è partita da un rinvio del portiere, quello è arrivato da solo al tiro, come è successo poi con Lecce, anche no, il terzo gol. Certo.
beh, qualcosina da fare. Adesso questa cosa qui non è un quiz. Che cosa notate in questa fotografia? Cosa c'è da notare in questa fotografia? Ve la faccio breve perché siamo da parecchio. Zero in una. Bravo, bravo Vincenzo. No, guardate la stessa foto. Allora, De Zerbi, ormai eravamo già sul 3-1, De Zerbi vede in fase difensiva qualcosa che non va. E si vede per un attimo De Zerbi che salta letteralmente, cioè chiaramente questa è una foto, però lui era sollevato da terra, proprio fa il saltello tipico di quelli che sono incavolati perché il Foggia stava uscendo male dalla propria difesa. E poi finiamo con le ultime due cose. Qui abbiamo il tiro di Iemmello, stato bravo qua, tiro di Iemmello, sì, è stato parato bene, e poi l'uscita di Iemmello. Mi fermo qui, è inutile fare altro. L'uscita di Iemmello per mettere dentro Lanzaro, significativo. Iemmello ha fatto quello che doveva fare, anche se non ha fatto il gol. Si è mosso come non lo vedevamo da tempo, è stato incisivo anche senza segnare come non lo vedevamo da tempo. Bisogna riconoscere che questo Iemmello è un sicuramente può servire alla nostra causa. Allora, anche questo nuovo servizio, poi se vi ha ispirato qualcosa potete tranquillamente inserirvi in questo. No, è stato esaudiente, insomma, abbiamo visto queste immagini, questi fotogrammi della partita che ci addolciscono ancora più la bocca per il risultato acquisito. Secondo me Iemmello è stato tirato fuori non tanto per difendere il risultato con Lanzaro, ma proprio per una standing ovation da parte di tutto lo stadio, secondo me. Quindi intelligente De Zerbi a fare questo cambio a questo punto della partita. Io lo so, Biagio, io terminerei con te con un tuo commento breve a tutto e soprattutto un auspicio per la prossima partita. Bene, allora. Niente, quello che avevamo da dire lo abbiamo sostanzialmente detto. Oggi era una partita maledettamente difficile, è stata interpretata come si doveva interpretare, è stato un test valido perché le cose non si sono messe bene, perché comunque c'è stato l'intoppo. Ritengo che il modo con cui la squadra ha reagito, con cui ha portato avanti tutto il secondo tempo, con cui ha retto sul piano fisico, anche lo scontro con una squadra che non è venuta qui a regalarci niente, è stato un test valido. Io penso che questo sia sicuramente un buon segnale. Non so se riusciremo a raggiungere un obiettivo che è diventato complicato. Vi siete accorti che le altre squadre hanno veramente fatto tutto quello che dovevano fare, tranne il Benevento. Però il Benevento incontrare una squadra come il Matera che ha fermato tutte le altre. Secondo me il Matera, se prende due vittorie, finisce per agganciare anche la possibilità di giocarsi nell'ultimo mese, come aveva detto Padalino quando era venuto a Foggia, nell'ultimo mese, se loro sono a portata di tre punti dalla quintultima, saranno veramente capaci di fare tanto. Quindi noi ci siamo, però ecco, perché la squadra vista oggi comunque è una squadra che ha dato quel senso di svolta che finora non si era visto, e non l'ha dato per il risultato, l'ha dato per come ha approcciato la partita, e questo mi fa sicuramente piacere. Oltretutto posso aggiungere solo una cosa: noi abbiamo giocato con tutte e due le squadre che ci stanno davanti già, e invece Benevento e Lecce si devono ancora affrontare. E voi non voi, e lì i punti in qualche modo si divideranno o ne prenderà solo una. Sì, verissimo, verissimo, giusta considerazione. Insomma, dai, ce la giochiamo, non sono andati in vacanza, ce la giochiamo sicuramente, e penso che questo sia il dato positivo di questa partita è proprio l'approccio che c'è stato, che onestamente è un tipo di approccio che così duraturo per tutta la partita non si vedeva dal 2015, perché poi si è anche visto quest'anno, ma magari per spezzoni di partita, questi hanno retto fino all'ultimo
e poi finalmente qualcuno ha capito che si può tirare anche da fuori, eh? Non è male, magari se se lo ricordano, perché noi anche i punti l'anno scorso li abbiamo fatti su punizioni, tirate da fuori, eccetera. Abbiamo dei bravi tiratori, usiamoli, no? Va bene, io ringrazio tutti come al solito. E ringrazio, vado nell'ordine a ringraziare Eugenio. Ringrazio. Io un attimo soltanto un saluto carissimo a Christian che si trova anche qui in vacanza. Benissimo, sì, certo. Christian è all'estero, è in Olanda, ad Amsterdam proprio, no? Esatto. Benissimo. Esatto. Allora andiamo avanti. Abbiamo salutato Eugenio, salutiamo Valentino. Salutiamo ciao. Michele e Armando da Roma, il nostro studio 3 di Roma. Quindi ciao, se c'è ciao un... a tutti, forza Foggia. Nel momento in cui un romano va via da Roma, un foggiano a Roma va via da Roma, troviamo subito i sostituti. Abbiamo Vincenzo. Buonasera a tutti, grazie per essere con noi. Benissimo, Giacomo felice come una Pasqua. Vabbè, e ci può stare. Prendiamo dell'ossigeno, benissimo. Non ho fatto niente ancora. Però è una cosa bella. Benissimo. Ringrazio tutti. Saluto Biagio, tutti. Biagio, aspetta, mi sono dimenticato di questa cosa. Sentiamo. No, questo faccio la rubrica. Ah, beh, sì. Allora, primo piano su Valentino, perché noi domani partiamo con una nuova rubrica. Una rubrica che però penso che possa presentare bene Valentino, dai, che cos'è? Diamo l'orario alle 19.30 di domani sulla nostra web TV, parte una rubrica a cura di Valentino. Di che cosa si occupa questa rubrica? Allora, praticamente, visto che su Mitico Channel ha iniziato delle rubriche, già affrontato la musica, la letteratura. La letteratura, sì, e quindi insomma avevamo pensato di fare qualcosa dedicato al cinema, e questa rubrica in sostanza approfondirà la conoscenza di cineasti pugliesi emergenti, quindi poco conosciuti, nel tentativo di dare loro un po' di visibilità in più, di farli conoscere meglio, insomma, e ogni puntata vedrà protagonista uno di loro, tratte da varie provenienze, insomma, da tutta la regione, e insieme a una breve intervista per loro presenteranno anche un cortometraggio che hanno realizzato negli anni passati, insomma. Questo è quanto. Appuntamento domani alle 19.30 per la prima puntata, e poi ovviamente alla stessa ora la mettiamo anche sul nostro canale YouTube, in modo tale da poterla rendere disponibile anche per chi a quell'ora non può seguirla. Io è davvero tutto, saluto gli amici e ci diamo appuntamento per sabato prossimo. Sabato. A che ora l'appuntamento? La partita alle 15 la partita. Sempre alle 15 la partita, bene, noi saremo qui alle 17 e commenteremo, speriamo, una partita altrettanto bella. Salve a tutti, ciao amici, alla prossima. Ciao. Bye.